ma che risultato, secondo me. Perché pure è vero che comunque è una categoria dove hai la possibilità, dato il nostro bagaglio tecnico, il nostro potenziale, che anche quando stai sotto diamo l'impressione di poterla riacciuffare, riagguantare. Però io credo che comunque non sempre possa riuscire un'impresa del genere, come è stato a Castellammare, come è successo col Trapani, se non mi sbaglio. Quindi dobbiamo, secondo me, avere la consapevolezza che possiamo giocare così fin dal primo minuto, come abbiamo fatto all'inizio. E credo che comunque, avendo un grosso potenziale, possiamo osare un po' di più, fin dalle prime battute. Anche perché poi incontri una squadra come il Brescia, che comunque ha con Caracciolo, Sudigna, e ha 2-3 giocatori di superiore alla media, quindi se cali un po' la tensione rischi comunque di andare sotto, come è successo. La cosa positiva è che comunque non diamo sempre l'impressione comunque di reagire alle avversità e alle difficoltà, e credo che sia un fattore molto importante questo. Però non basta. Secondo me non basta, perché non sempre hai la bravura e la cosiddetta, tra virgolette, buona sorte di poter riacciuffare il risultato. Quindi dobbiamo capire che se partiamo così subito aggressivi, come abbiamo fatto nel secondo tempo, possiamo mettere in difficoltà chiunque. No, ma col Palermo l'abbiamo fatto e non meritavamo assolutamente di perdere, e neanche, secondo me, anche il punto ci stava stretto. Però magari vai fuori casa, le squadre ormai cominciano, tra virgolette, a conoscerti e sanno che, avendo il giusto timore nei nostri confronti, ci aspettano. Credo sia normale rispetto all'inizio del campionato. Però noi questo deve fregarcene, perché comunque siamo una squadra attrezzata per poter far gioco, per poter attaccare in avanti, e abbiamo una qualità molto importante, che chi gioca comunque fa sempre bene, e la squadra non ne risente delle assenze. Non è da tutti. È facile dire dalla mancanza di concentrazione, oppure perché non siamo abituati a giocare, oppure non siamo propensi a giocare, a marcare a zona. Non lo so, solo il mister può sapere, parlandone insieme a noi. Però il dato di fatto è che comunque subiamo spesso i calci piazzati. Non mi ricordo, tranne l'azione che ha fatto il Bari, non mi ricordo un'azione, forse in contropiede del Novara, però non mi ricordo un'azione degna di nota dove noi abbiamo alzato le mani, e quando fanno delle azioni del genere dici vabbè, non ci potevi fare niente. La maggior parte dei gol erano tutti evitabilissimi, quindi credo che la soluzione il mister ce l'abbia, e l'importante noi è andare avanti e ascoltarlo. Mi aspettavo magari di entrare mentre stavamo vincendo, però sono contento della reazione che dopo un mese, dell'impatto che ho avuto nella partita, perché dopo un mese non era facile, e sono contento che anche i miei compagni hanno sentito quel pizzico di fiducia con la mia entrata, e abbiamo comunque, perché adesso si sta parlando, perché comunque abbiamo riacciuffato il pareggio. Però l'impatto, sono molto contento, perché l'impatto è stato positivo. Conoscendo il mio fisico, conoscendo che sono un po' un diesel, entrando così a pieno ritmo, entrando subito nel vivo del gioco dal primo minuto, mi ha reso felice, mi rende felice, perché significa che ho fatto un buon lavoro in questo mese. Ma sulla carta, perché io mi ricordo giocando contro il Crotone, la prima partita, se non mi sbaglio, abbiamo vinto 5-2, però adesso non ha perso neanche uno. Sulla carta io credo che in Serie B rispetto alla Serie A si riesce a scindere, in Serie A si capisce qual è la partita, si riesce a capire se non c'è partita, se la partita, anche se il livello si è un po' abbassato anche lì. In Serie B secondo me è un ternallotto tutte le domeniche, tutti i sabati. Se noi riusciamo a mettere la nostra mentalità, il nostro potenziale, non ce n'è per nessuno sulla carta. Però è talmente tanto strano sto campionato che vai a Brescia sul 2-0, nell'entusiasmo loro siamo usciti fuori noi.
Cioè, sembra un paradosso, però col Trapani noi in 10 abbiamo vinto la partita, col Palermo non meritavamo, hanno vinto la partita. Poi pareggiano col Varese, per dirti, con tutto rispetto al Varese, però se venivano da 4 risultati utili, in teoria non ci doveva essere storia tra Palermo e Varese. Invece ha anche rischiato lì il Palermo. Quindi è un campionato strano, bello, strano, lungo, molto lungo. E noi possiamo dire la nostra in maniera veramente molto, 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 molto importante. Senza, non è un segnale, un messaggio che vuoi lanciare, però l'importante è dare continuità dei risultati, continuità del gioco e del carattere. Sapendo che veniamo da una penalizzazione, abbiamo 12 punti, sembra che siamo magari un po' distaccati dalle altre, però basta vincere due partite e riacciuffi tutto. Quindi abbiamo un potenziale talmente grande e una fiducia talmente grande nel nostro spogliatoio, in questo gruppo di ragazzi, che comunque credo che alla lunga diremo, alla lunga, sicuramente i cavalli poi si vedranno alla fine, ma c'è la determinazione per far bene. Ma non ti nascondo che inconsciamente non ci vuoi pensare, non è, però ne parli, è normale, specialmente i giorni antecedenti, diciamo, allo stipendio. Però, come abbiamo dimostrato, sappiamo, è una squadra che sa scindere le due cose, le due fasi. Fase società, che non ci deve tra virgolette interessare, ma ti ripeto inconsciamente comunque ti interessa, è il campo. Lo stiamo dimostrando con l'impegno, credo che i tifosi siano felici del nostro impegno, lo siamo noi per primo perché comunque onoriamo il nostro lavoro, però stiamo dando dimostrazione che questo non ci tocca. Ne parliamo, è normale parlarne, specialmente gli ultimi giorni, quando mancano 2 o 3 giorni, hai quella un po' di suspense nel sapere se lo stipendio arriva. Però fino adesso anche la società si è dimostrata, ha dimostrato di avere tutte le carte regola per pagare gli stipendi, ci sono state le difficoltà iniziali, ma lo sapevamo ben tutti. Il nostro dovere comunque da calciatore è quello di fare bene in campo e di onorare la maglia. Poi gli altri, come ho detto l'altra volta, gli altri poi hanno il loro compito.